Bentornati ragazzi, oggi voglio parlarvi di uno schema di forza per aumentare il massimale adatto a tutti i principianti. Come ho già spiegato in altri video, il principiante non è il soggetto che entra in palestra per la prima volta. Il principiante è un soggetto che ha preso la tecnica di esecuzione di esercizio e quindi che si allena già da diversi mesi o anche un anno. Il schema di cui voglio parlarvi oggi è il Russian Squat Assault. Originariamente nasce, come vedete, con una suddivisione a lunedì e a giovedì. Non dovrete fare esattamente questi giorni. L'importante è che facciate 2 giorni separati da 2/3 giorni di recupero. Quindi potrebbe andare bene anche un martedì e venerdì o un mercoledì e sabato. Come prima cosa va puntualizzata la lettura di questo programma. Se voi notate il primissimo giorno di allenamento avrete un 70% 9x4. Questo vuol dire che dovrete fare 9 serie da 4 ripetizioni? Assolutamente no. Il fatto è che in Russia abitualmente non vengono scritte le serie per ripetizioni, ma bensì le ripetizioni per serie. Questo sempre viene trovato nei programmi dell'Est, principalmente russi. Al contrario, in Occidente la dicitura solitamente è serie per ripetizioni. Fatta questa premessa, lo schema è alquanto semplice. Si partirà la prima settimana piuttosto leggeri, anche se il volume sarà già piuttosto consistente. Si partirà con un 70-75%. Poi la seconda settimana si passerà un 80-85% con un volume pressappoco molto simile. Tra le settimane. Dalla terza settimana si inizierà a ripetere ciclicamente quello che era stato fatto nelle prime 2 settimane, aumentando però il carico. Qui leggete che l'aumento necessario sarà di 10 libbre. Ora, 10 libbre sono circa 4,5 kg, però difficilmente in palestra voi avete esattamente 4,5 kg da mettere nel bilanciere, solitamente ne avete 5. Quindi effettivamente andrà aumentato di 5 kg. E arrivati alle settimane delle 15 libbre invece dovrete aumentare di 7,5 kg, sempre per un discorso di pesi disponibili. Va precisato che questo programma nasce appunto in un contesto in cui vengono utilizzate le libbre. Questo non vuol dire però che voi non possiate appunto fare questo piccolo arrotondamento per i chili, perché è stato fatto da decenni, facendo ottenere a chi l'ha usato grandi risultati. È abbastanza evidente che se voi partirete la prima settimana col fare 5 serie da 7 ripetizioni al 75%, che già vi porteranno al limite delle vostre capacità, voi passerete da questo al fare 10 serie da 3 con l'85% del vostro massimale aumentato di 7,5 kg, la vostra forza sarà aumentata parecchio. Molto importante seguire questa indicazione che è scritta sotto, ovvero che se il vostro massimale è superiore a 135 kg dovrete raddoppiare l'incremento di peso, ovvero quando aumentate di 5 kg dovete aumentare di 10 kg, quando invece dovreste aumentare di 7,5 kg aumentate di 15 kg. Questo solo se il vostro massimale è superiore a 135 kg. Questa precisazione ci fa intuire quanto siano precisi i russi. Teniamo ben presente che questo è un programma famosissimo, utilizzatissimo, ma per principianti potete apprezzarne la precisione. Se qualcuno di voi è invece un intermedio avanzato nell'allenamento con i sovraccarichi, vedendo questo programma probabilmente penserà: ma è impossibile passare da quei volumi e quei carichi della prima settimana a quei volumi con quei carichi all'ultima. Invece no, per un principiante è assolutamente possibile farcela. È probabilmente proprio per voi che siete avanzati o intermedi che non è possibile, ed è normale. Il principiante, per un'infinità di motivi in realtà, vedi la semplice pratica, vedi la sua curva di sviluppo ancora in larga crescita, ma
Questi sono solo alcuni dei motivi, ma comunque riuscirà a ottenere dei risultati incredibili con questo tipo di schema. E quindi questo è uno di quegli schemi perfetti per il principiante. Oltretutto, oltre a farvi aumentare la forza massimale, ha un volume di lavoro tale da farvi aumentare anche la vostra massa muscolare se vi alimentate adeguatamente assieme ad esso. Non ci sono scritti i tempi di recupero, perché, in realtà è molto semplice, perché solitamente gli schemi di forza per aumentare il massimale, in quanto tali, danno per scontato che voi facciate un recupero completo. Quindi il recupero per questo tipo di schema, da notare che lui nasce per lo squat, proprio per l'esercizio di squat, che è estremamente tassante per il vostro fisico e il vostro sistema nervoso, necessiterà di... Allora, l'ideale sarebbero 5 minuti a serie, però mi rendo anche conto che difficilmente in una palestra, voi, una palestra comune, potete permettervi di aspettare 5 minuti perché poi l'attrezzo serve. Vi dico che almeno 3 minuti li dovete fare, di meno assolutamente no, perché se voi provate a fare questo schema con 2 minuti di recupero, non lo concluderete sicuramente. Se addirittura provate a farlo con 1 minuto di recupero, ci rimanete sotto dopo poco. Altra cosa importante che va detta su questo schema: è stato ideato per lo squat, ciò nonostante voi potete tranquillamente usarlo anche per lo stacco da terra, deadlift, e ad esercizi fondamentali, che possono essere ad esempio la panca piana. Attenzione però che nella panca piana, se siete principianti, è molto facile che i vostri massimali siano estremamente bassi rispetto a un ipotetico massimale di squat anche di un principiante. Quindi attenzione, perché in questo caso, se appunto avete un massimale basso di panca, massimale basso di panca quale può essere? Parliamo di principianti, quindi uomo nella media, ok, si allena da un po', però massimale ipotetico potrebbe essere un 70 kg, 80 kg, ok? Questo massimale comporterà una differenza nell'aumento di pesi, che non è stato tenuto in considerazione in questo schema, perché appunto nasce per lo squat. Se voi lo volete applicare invece alla panca, avendo dei carichi massimali piuttosto bassi, l'incremento dovrà essere semplicemente più basso, ovvero nelle giornate in cui dovreste aumentare di 5 kg, voi aumenterete semplicemente di 2,5 kg, e nelle giornate in cui dovreste aumentare di 7,5 kg, voi aumenterete di 5 kg, ok? Prima che qualcuno di voi me lo domandi, è chiaro che mentre nelle giornate in cui dovreste aumentare di 5 aumenterete solo la metà, nelle giornate in cui voi dovreste aumentare di 7,5 non aumenterete la metà, ma più della metà. Questo non è un problema. Non è un problema perché se siete principianti potete anche permettervi questa accortezza. Attenzione però, questo non vuol dire che allora dovete mettere dei carichi più alti di quelli che sono scritti qui quando fate squat o stacco. Bene, credo di aver detto tutto ciò che potevo dirvi su questo schema, almeno le informazioni che servono a un principiante che vuole utilizzarlo e vuole aumentare i propri massimali. Probabilmente avrò dato qualcosa per scontato, ma nessun problema, voi se avete qualche dubbio scrivetemelo qui nei commenti, nessun problema, perché io tanto mi diverto a rispondervi. Se vi è piaciuto e l'avete ritenuto utile, fatemelo capire magari con anche un like. Ci vediamo al prossimo video.